Non sapete che soddisfazione fare questa apertura dei lavori di un congresso federale proprio qui a Padova e farla soprattutto da sindaco? Non potete capire che emozione da qua guardarvi tutti, perché io ho sempre detto, noi della Lega siamo una grande famiglia. Questa è stata, devo dirvi, una grandissima vittoria. Forse 3 mesi fa ci credevo solo io, però insomma lo dico come battuta. Però alla fine, guardate, giorno per giorno, e devo ringraziare, secondo me, un grande applauso va a Matteo Salvini che ci ha creduto veramente e mi ha dato in un momento molto difficile carta bianca. Carta bianca in una città, come sapete, che è una città di sinistra, che ha visto sindaco Zanonato per tanti anni. Una città che è un po' la Stalingrado del nord, questa è la realtà. Però vedete, quando ci si crede veramente, ve lo dico col cuore, quando ci si crede, ci si mette dalla mattina alle 7 a fare i mercati ortofrutticoli, dopo i mercati di Rione, dopo a mezzogiorno cominciare i bar e fare 1, 2, 3, 4, 5 comizi. I primi erano di 10 persone, venivano 10 persone, poi dopo una settimana erano 20, la settimana dopo erano 30, abbiamo chiuso con comizi nei bar con 200 persone. Vuol dire che lavorando duro, ve lo dico cari amici, lavorando duro si arriva a qualsiasi risultato, perché questa è una vittoria incredibile che cambia la geografia politica del Veneto. Abbiamo Verona, adesso abbiamo Padova e io faccio un grande augurio, lo dico qui pubblicamente, lo dico davanti a tutti, io appoggio, come ho sempre fatto, il nostro governatore Luca Zaia, gli sarò basta polemiche, basta espulsioni, basta commissariamenti. Lo dice uno che non ha mai fatto polemiche. Che no, ho cercato di non andare mai una polemica sul giornale in questi anni, però lo dico qui a Padova, a casa mia, dico basta. Abbiamo meno di un anno davanti, abbiamo già il nostro governatore, governatore che non è stato sporcato minimamente da un'inchiesta giudiziaria tremenda che ha falcidiato altri partiti. La Lega Nord non è stata toccata. E nelle intercettazioni è risultato chiaro che il nostro governatore, anzi, stava molto lontano da queste ditte, molto lontano. Noi abbiamo bisogno tutti di una politica onesta, fatta di sindaci, amministratori, governatori onesti. E questo è il ruolo, questo è il messaggio che dobbiamo dare, lavorare duro, lavorare per i nostri cittadini. Io ho uno dei primi provvedimenti che ho fatto a Padova, ve lo dico francamente, ho tagliato subito tutte le auto blu, mi sono ridotto il compenso da sindaco, abbiamo approvato un bilancio con il taglio dell'addizionale comunale IRPEF, perché come diceva prima un ragazzo che è salito sul palco, i sindaci, gli amministratori della Lega devono fare i sindaci della Lega. Non abbiamo bisogno di sindaci della Lega, amministratori della Lega che fanno i democristiani. Non ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie a Matteo. Grazie. Grazie a tutti voi. Io grazie. Lo faccio soprattutto
a quei militanti che non hanno nessun incarico, ai militanti che sono i consigli comunali e non hanno neanche rimborso spese, a quelli che hanno, ai militanti che hanno fatto tutte le domeniche il gazebo sotto il sole, come si diceva prima. È questa la vera Lega, è questa la Lega in cui mi riconosco. Io ho scelto di fare il sindaco proprio per questo, perché amo la gente e amo i militanti come voi. Bocca al lupo a tutti. Luca, vinceremo. Vinceremo.